Occhio cronometro, 32esimo, 13 più recupero per provare a vincere questa partita. Dani Alves, attenzione a Marchisio, poco per lui, ci pensa un po' troppo. Di Polo aiuta anche in fase difensiva, naturalmente. Bonucci, molto schiacciato in Siviglia, Marchisio, si crea lo spazio per Bonucci, sta partendo Quadrado, che tira, apre tutto, Dani Alves. A rientrare, Dani Alves, Quadrado, preferisce far girare il pallone. Rigani, la serie in attesa dell'imbucata. Alessandro, non scarica, Bonucci. Percepito il pallone diretto a Pjanic, subentra Sturaro, difende bene, poi Marchisio. Si accende improvvisamente, Marchisio, tiene palla ma non trova Valti. Bonucci, prova lui, attaccato a Crane Ritter, Sturaro, torna indietro, perde l'attimo, decisivo il tocco di Crane Ritter. Bonucci, riapre tutto, Dani Alves, sofferenza del Siviglia, provando in controtempo, Dani Alves, Quadrado, deve seguire il controtempo, sarà su di lui. Non c'è molto movimento, quindi la palla addosso e Siviglia ha detto più volte in questa posizione, in questo schieramento rischia pochissimo, ci vuole la giocata, la capacità di rischiare anche in questo senso potrebbe essere Pjanic, ma c'è anche troppo a ridosso, in questo caso che spalla la porta diventa difficile per lui riuscire a inventare. Alessandro, pensa al cross, guarda in mezzo, cercare Mangio, dice dall'altra parte, Zanzi, poi il grande recupero di Spidero, Sarabia, prova a partire, subito. Circondato da due, numero di Sarabia, scarica bene per Zonzi. Rani. Spero, ma cercando un lancio per Sarabia, è probabile anche che non c'è un po' di più. Allora, può ripartire la squadra di Allegri. Alessandro. Attesa da Iborra. Quadrado. Atto per lui, centrale, zona fino, Quadrado, prova la gambotta! Tira un poco da fuori, tutto quello del mezzo, su cui c'è sempre l'arma del Torino. Mangio un attimo, fatto un po' di tutto nel secondo tempo, l'unica cosa è che non è sente con l'altro vecchio. Sente anche su piano 5, lo studio di San Giacomo.